Buonasera, buonasera a tutti. Il bartender, una professione che attualmente sta dimostrando di avere molte possibilità di sviluppo e di affermazione nel mondo del lavoro. Ci credono gli studenti di 14 alberghieri di tutta Italia che oggi, in questa splendida location del Castello di Lerici, si disputano la finale del concorso IBA Drink 2018. Hanno partecipato a durissime selezioni e ora cercano di conquistare degli ambiti trofei. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è stata organizzata dall'Istituto Alberghiero Casini della Spezia con l'IBM, l'Associazione Italiana Barman e Mixologist. E allora andiamo a seguire questa gara, puntata speciale dunque questa, prima dell'estate, in cui poi ci rinnoveremo i saluti e un arrivederci a settembre. Ti facciamo un bel applauso, dai! L'emozione vince. Ok, Golden Dream, concorrente numero 10. Facciamoci un bel applauso, dai! Perfetto, Angel Face, senza. Bel applauso, dai, 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 dai. Professor Manzo, siamo giunti alla sesta edizione di questo concorso che proprio in questa prestigiosa sede del Castello di Lerici sta celebrando oggi la sua finale. Tanti i concorrenti provenienti da tutte le parti d'Italia. Sì, 14 finalisti perché quest'anno avevamo avuto 42 iscrizioni, quindi abbiamo deciso di fare 3 tappe e questa è la tappa finale, quindi abbiamo per ogni tappa 5 persone, 5 scuole che sono venute a fare la finale qua a Lerici. E tutti bravi perché naturalmente abbiamo già scelto i migliori, però qua bisogna essere ancora più bravi di quello che sono stati, insomma, di quello che hanno fatto in precedenza. Certo, in che cosa consistono le prove? Devono estrarre un cocktail tra 18 e realizzarlo davanti alla giuria tecnica. Vince chi fa meno errori, praticamente. Certamente. E quindi quali competenze devono dimostrare di possedere? Basta anche pochissimo, no? Per non arrivare in vetta alla classifica. Memoria, attenzione, concentrazione. Uno. Perché memoria? Perché te devi ricordare ben 18 ricette diverse. In più, non solo ricordartele, ma anche cercare di non farti prendere dall'ansia. E poi naturalmente manualità, perché comunque sono tutti movimenti precisi, puliti, netti, perché per esempio una cosa che si guarda è se lavora in maniera pulita, se fa sgocciolare e così via. Quindi sono diverse competenze, conoscenze e competenze. Certo, un'occasione anche per questi studenti che provengono da tutta la penisola di ammirare le bellezze del nostro territorio. Sì, dalla Sicilia è la scuola più lontana attualmente, che sono venuti qua in aereo. È stato tutto patrocinato da IBM, offerto da IBM,
contributo ci ha dato anche il comune di Lerici, che ci ha messo anche a disposizione il castello. Tant'è vero che con qualche esperto e docente che è venuto da fuori stiamo già pensando a qualcos'altro da fare sempre nel castello di Lerici. Quando c'è collaborazione si possono fare le cose. Una professione è quella del bartender, che presuppone, per riuscire a sfondare, ad avere successo nel mercato del lavoro, presuppone di aggiornarsi sempre di più. Sì, e anche se questo è un concorso che mira a vedere le conoscenze e competenze basi, poi è chiaro che ci sono anche altri tipi di concorsi dove devi inventare un drink, quindi per inventare un drink devi conoscere i prodotti e provarli continuamente e vedere le differenze, ma quello è uno step in più. Certo, una professione che dà possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Attualmente, dopo il lavoro di sala, il lavoro del bar è quello più richiesto. Nella nostra città, nella nostra realtà provinciale, cominciano ad affacciarsi proprio degli studenti ben formati, ben preparati, che hanno successo poi. Ex studenti che hanno aperto anche dei locali a La Spezia e Lerici, che lavorano tantissimo, che non si sono mai fermati, perché il trucco è non fermarsi mai, ma continuare sempre ad evolvere. È chiaro, nel momento in cui ti limiti a fare quello che hai imparato e non ti aggiorni mai, ci sarà un altro che prenderà il tuo posto. Certamente, allora vediamoli all'opera questi bravi ragazzi. Un bel applauso, un bel applauso, dai, dai, dai. Signori, Raimondo Martini, Genova. Un infaticabile organizzatore ormai da 6 anni di questo concorso che sta crescendo sempre di più. Quali finalità? La finalità di dare delle competenze a questi giovani allievi di alberghieri e di divulgare il bere bene consapevole, anche perché i ragazzi imparando a fare i cocktail bene imparano anche poi a bere bene, per cui quando vanno in giro per loro è meno rischioso prima di tutto, cosa che noi ci teniamo molto come associazione. E poi da queste competizioni, dove ci sono coinvolte 40 scuole in varie tappe, i ragazzi alla fine riescono anche a trovare più fiducia e affrontare il mondo del lavoro in una maniera appropriata e anche a mettersi in discussione, cosa molto importante per un ragazzo giovane che magari ha 16, 15, 16, 17 anni. Oggi quindi sono in gara le eccellenze. Un bel applauso, dai, dai. Aviation Padova. Rosa Ballini, vicepresidente IBM, fa parte della giuria del concorso. È un concorso che dopo 6 anni dimostra sempre maggiori qualità in questi studenti. Come sta andando la gara di quest'anno? La gara sta andando benissimo, i ragazzi sono preparati, molto tesi poverini, ma preparati. Vedo che la tecnica l'hanno assorbita, la stanno mettendo in atto e quindi credo che nel tempo si migliorerà ulteriormente. Quali sono gli aspetti di questa tecnica per cui non si deve sbagliare? La tecnica, allora, non si deve sbagliare ad esempio a toccare le attrezzature in maniera adeguata, ovvero tutto ciò che viene bevuto dal cliente non deve essere toccato da chi eseguisce il cocktail. Quindi questa è la tecnica, questo è quello per cui vengono giudicati, sì. Certo. E anche le dosi di servizio, che sono fondamentali. Nella scheda per ciascun partecipante naturalmente avete dei parametri di giudizio. Cosa valutate? Valutiamo innanzitutto l'aspetto e la presentazione del concorrente, la manipolazione degli utensili del lavoro, se non raffreddano gli utensili del lavoro, se sbagliano la dose di servizio e se non buttano l'acqua in eccesso, perché a questo punto servirebbero un cocktail anacquato. Questi sono i nostri parametri. Certo, le maggiori penalità che cosa riguardano? La peggiore penalità ovviamente è il cocktail dosi di servizio sbagliato, ovvero il cocktail con le dosi di servizio errate, quella sì. Allora, che dire, buon lavoro e poi vediamo chi sarà o chi saranno i vincitori. Grazie mille, grazie a voi. Facciamoci un bel applauso, dai! Cocktail Paradise, Milano!
con noi la dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero Carmine Russo di Cicciano, in provincia di Napoli. E perché avete deciso di partecipare a questa manifestazione con i vostri studenti? Allora, perché è importante che i ragazzi coniugano quella che sono le discipline che studiano a scuola applicandolo direttamente nella fase pratica. È solo con l'esperienza diretta e fattiva che i ragazzi possono mettere a frutto quelle che sono le competenze acquisite con i docenti delle discipline curriculari. E questa è l'IBM ci offre un'opportunità unica, l'opportunità di far capire ai nostri allievi che il mondo del lavoro dove andranno ad operare un domani che hanno conseguito il diploma può essere vicino alle proprie vocazioni. E i ragazzi di sala che oggi partecipano a questo concorso si renderanno conto di quello che dovranno fare un domani con la loro professionalità. Certo, all'interno della vostra offerta formativa l'indirizzo di sala bar è abbastanza gettonato rispetto a quello di cucina. Come si trovano i due indirizzi? Allora, diciamo che quella di cucina, anche diciamo che la causa che sprona i ragazzi a scegliere cucina è dettata dai media, no? Però sala cammina quasi di pari passo con la cucina e i ragazzi di sala sono, diciamo, ben portati a scegliere questo indirizzo, ma camminano di pari passo, ma ripeto, la cucina qualcosina in più, ma la sala per noi è il fiore all'occhiello. Deve sempre di più crescere, perché è una professione che ha un grande futuro. A parte il futuro, ma anche indirizzi nella professione stessa possono essere diversi. I ragazzi seguono le proprie inclinazioni e il docente serve proprio a questo, a fargli scegliere meglio e la strada più appropriata a quelle che sono le loro vocazioni. Certo, e gare come questa li può stimolare a fare sempre meglio, a approfondire la loro preparazione? Sicuramente gare come queste spronano il ragazzo e la cosa strana è che specialmente le ragazze si avvicinano maggiormente, oltre i maschietti, si avvicinano maggiormente all'indirizzo di sala bar. Grazie Preside. Grazie. Gli studenti hanno concluso da poco le loro performance. Ne abbiamo fermata una perché ci spieghi l'esecuzione di un cocktail in diretta, passo per passo. Come ti chiami? Ilaria Locca e vengo dall'Ipseo Carmine Russo di Cicciano. Ecco, che cosa ci fai vedere? Preparo il Golden Dream oggi. Bene, allora io ti lascio il microfono e tu mano a mano che esegui questo cocktail ce lo spieghi. Grazie. Allora, prendiamo il tin e mettiamo il ghiaccio. Prima operazione, raffreddiamo il tin. Bene, raffreddiamo la coppetta e anche la coppetta naturalmente. Ora la raffreddiamo con il bar spoon. Ogni strumento che usa la nostra studentessa ha un nome. Allora, ora prendiamo il glass e mettiamo 2 centilitri di liquore Galliano. Liquore Galliano che sta ritornando in auge. Bene. 2 centilitri di trave sec. Centilitri di succo d'arancia. 2 centilitri di succo d'arancia, benissimo. Quindi questo stempera un po' la base alcolica, diciamo, del cocktail. E 1 centilitro di crema al latte. E 1 centilitro di crema di latte. Bene. Bisogna togliere l'acqua dal tin. Versiamo gli ingredienti e versiamo il drink. E ora il momento più scenografico, shakeriamo, forza! Ora
bene. Eliminiamo il ghiaccio dalla coppetta. Mi raccomando, sennò si rovinerebbe il cocktail. Presentiamo alla telecamera e buon bere a tutti con questo cocktail. E avete visto che professionalità, un bel applauso a questa ragazza. Ti chiami? Alessio Florio dell'Ipsar Carol Wojtyla di Catania. Di Catania, un altro studente del sud. Che cosa ci presenti? Presentiamo il Barracuda preparato con 4 cl e mezzo di rum gold, 1 cl e mezzo di Gagliano, 6 cl di succo d'ananas, uno splash di succo di lime e alla fine va colmato nel bicchiere con il prosecco. Conosci un po' la storia di questo cocktail? Sì, certo. Il Barracuda è uno dei primi sparkling lunghi ad essere ideato e anche il primo cocktail che apre la categoria dei New Era Drink, l'ultima categoria dell'associazione IBA. Viene un ingrediente molto particolare di questo cocktail, è il rum gold, un particolare rum ideato da Don Facundo Pagardi grazie al processo di invecchiamento del rum che lo rendeva più gradevole al palato. Bravissimo, allora forza, esegui e nel frattempo spiegaci i vari passaggi. Sì, innanzitutto raffreddiamo sia lo shaker, il pinno e la coppetta. Bene, quindi operazione preliminare che non bisogna mai dimenticare di compiere. Va riempito il bicchiere quasi completamente di cubetti di ghiaccio e poi anche la coppetta. Perché hai scelto questo tipo di bicchiere, questa forma? Si chiama coppa margarita o coppa sombrero, appunto per la forma, e viene usata per questo tipo di coppe. Benissimo, procediamo. Guardate quanta professionalità, bravo. Allora, poi raffreddiamo prima il tin e poi la coppetta. Inseriamo gli ingredienti, iniziamo con il rum, 4 cl e mezzo. Come secondo ingrediente aggiungiamo il Gagliano. Iniziamo poi con i succhi, prima il succo d'ananas. E poi con uno splash di succo di lime. Così profumato, molto simile al limone però con meno parte amara. Scogliamo il tin, l'acqua sempre va tolta per evitare un cocktail anacquato, e poi con la parte più importante di un cocktail shakeriamo. Bravissimo, siamo quindi all'ultimo atto e vediamo come lo studente serve questa preparazione. Scoliamo naturalmente la coppetta, leviamo i ghiaccioli. Vedo che adotti dei movimenti circolari perché si distribuisca bene. Sì. E infine colmiamo con il prosecco. Tocco di prosecco, che meraviglia! Ed ecco il cocktail pronto. Ecco, perché hai scelto questa professione? Per esempio, all'Istituto Alberghiero tanti scelgono di fare cucina. Tu ti sei sentito questa vocazione, perché? È una passione che ho io, mi piace il mondo del bar, il mondo dei cocktail, proprio scoprire sempre di più. E poi giustamente non possiamo scegliere tutti cucina perché... E poi anche in corso d'opera ci si rende conto come te che
mi sembri proprio tagliato per questa professione. Si deve avere voglia di fare un mestiere, se non si ha voglia non si ha... Ti auguro veramente tanta tanta fortuna, perché sei una persona valida e capace. Grazie. Il Comune di Lerici ospita questa manifestazione con gli studenti provenienti da tutti gli alberghieri d'Italia. Qual è l'interesse di questo paese ad aver ospitato una manifestazione a carattere nazionale? Beh, per noi è un grande orgoglio innanzitutto poter ospitare una manifestazione di questo tipo, soprattutto essendo la finale. È una grande opportunità per noi come comune di farci conoscere da tutti questi istituti alberghieri e questi allievi che hanno partecipato, ed è una grande soddisfazione proprio perché ospitare iniziative in un paese turistico rivolti a coloro che hanno scelto di fare del proprio futuro un mestiere nel turismo, nell'accoglienza, è comunque il colorario ideale. Certo, come le sono sembrati questi studenti? Ha visto queste performance? Sono molto bravi, io non vorrei essere sinceramente nei panni dei giudici, perché veramente sono bravi, è emozionante anche perché si tratta di ragazzi che ancora stanno frequentando l'istituto alberghiero, quindi hanno veramente ancora molto da imparare e sono già dei professionisti. Manuel Sakai, un amico dell'alberghiero Casini della Spezia, è venuto più volte a fare lezione ai nostri studenti, è presente a questa iniziativa di oggi ed è uno che ce l'ha fatta, è riuscito grazie alla sua alta professionalità, la passione che mette in questo lavoro, addirittura ad avere un grande successo. Come si fa a sfondare in questa professione? Diamo qualche suggerimento ai nostri ragazzi. Tanta passione e tanta dedizione, questo è il segreto principale. Uno deve cercare di credere in se stesso e più che altro non deve mai smettere di imparare. Tuttora mi sto informando su cosa sta uscendo a giro per il mondo, sto cercando di fare più competizioni possibili, perché anche dalle competizioni abbiamo modo di imparare qualcosa da altri colleghi. Lo ricordiamo che hai vinto il primo premio a un concorso per il Carnevale di Viareggio presentando un tuo cocktail. Sì. Presentando un cocktail molto particolare, e ora farò anche un'altra competizione. Insomma, ci sono delle novità in arrivo. Certo, passione quindi in questo lavoro, naturalmente professionalità e competizione, perché la competizione stimola naturalmente a migliorarsi e a formarsi sempre di più. Certo, un po' di competizione sana e pura ci vuole, però bisogna sempre cercare di tenerci noi più umili possibili. Certo, il tuo percorso, come hai iniziato? Da dove è nata questa passione? Che studi hai fatto? Allora, praticamente la gavetta me la son fatta tutta, iniziando a spazzare per terra, a fare tavoli, a portare bicchieri, il ghiaccio, il classico barbecue. Sono uscito da Liti come perito fisico industriale, quindi tutt'altri studi. Mi è piaciuto questo lavoro, mi è piaciuto questo settore e sempre di più mi sono informato, facendo anche corsi professionali a giro per l'Italia. E adesso sei riuscito ad aprire un tuo esercizio? Ho aperto un mio esercizio e da poco e ora... Tra l'altro in una zona molto turistica, prestigiosa, la Versilia. Sì, sono a Lido di Camaiore, presso la Misericordia a Lido, e lì praticamente sto cercando di creare un lavoro particolare. Se venite a trovarmi poi vedrete anche che tipo di locale ho aperto. Allora ci lasci la curiosità di vedere che tipo di attività hai realizzato e cerchi di portare avanti. Certo, vi aspetto. Certamente. Ci dai una ricetta di un tuo cocktail che possiamo ripetere anche noi a casa? Allora, ne ho creato uno ora da poco, mescolando gin Brockman, che è un gin particolare, profumato a more e mirtilli, succo di lime e zucchero a velo. Buonissimo, il risultato è ottimo? Per ora piace, a chi l'ha proposto piace, quindi... Garantisce Manuel Sakai. Allora, ancora in bocca al lupo e ancora tanto successo. Grazie, buona serata. Ed eccomi qui vicino ai premiati. Cominciamo proprio da quella che definirei la secchiona del gruppo, perché ha vinto la prova teorica, ha fatto pochissimi errori in un test che era veramente difficile, c'erano delle difficoltà
insomma, notevoli. Sì, è stato un po' impegnativo, insomma, non me l'aspettavo, però comunque è stata una soddisfazione. Ecco, tu vieni da Mantova. Da Mantova, sì, Istituto San Giovanni Bosco di Gazzoldo. E ti chiami? Monica Zanini. Monica, complimenti. Grazie. E tanti auguri di successo e di affermazione per il tuo lavoro. E qui cominciamo dal primo arrivato. Avanti, chi ha vinto il premio più prestigioso? Diciamo che è stata una vittoria a filo di lama, come si suol dire. Avete dovuto fare uno spareggio e per ben due volte siete risultati in parità. Alla fine chi ha vinto? Mi è andata bene stavolta a me, la prossima volta può darsi a lei. L'importante è partecipare. Certo, che emozione ti fa stringere questa coppa? Beh, abbastanza felice. E adesso te ne ritornerai nella tua scuola, nella tua Catania con tanto orgoglio. E che cosa porterai di questa esperienza anche come messaggio ai tuoi compagni? Tanta soddisfazione ai prof, a tutti quelli che mi hanno aiutato e tanta felicità. Certo, e qui abbiamo il secondo posto, per pochissimo proprio, perché veramente ve la siete battuta fino all'ultimo. Anche per te questa esperienza com'è stata? È stata un'esperienza molto emozionante, stupenda, devo dire la verità. E sono molto contenta per tutto questo. Sono molto contenta, e te ne ritorni? Soddisfatta del risultato ottenuto e con un'esperienza bellissima alle spalle da raccontare sicuramente. Tu sei della scuola? Ipseo Carmine Russo di Cicciano. Cicciano, Napoli, quindi due primi posti a appannaggio del sud, complimenti. E infine questo bel ragazzo stringe una coppa che non è da poco, comunque un prestigiosissimo terzo posto anche questo, conquistato direi con fatica perché l'emozione c'è stata, l'impegno pure. Sì, assolutamente. Poi, essendo l'ultimo concorso di quest'anno, poiché mi diplomo, tornare a casa con due premi, cioè un terzo posto alla prova pratica e un secondo alla teorica, è davvero una soddisfazione grandissima. E poi anche il fatto che siamo tutti e tre del sud, perché io sono di Caserta, mi dà una soddisfazione nel cuore veramente immane. Certo, quindi tu sei dell'alberghiero di Caserta e ti chiami? Izzo Emanuele, del Ferraris. Ecco. Emanuele, allora complimenti anche a te. Grazie. Complimenti a tutti quanti e ai vostri insegnanti, perché effettivamente sono stati molto all'altezza del loro compito. Se riuscite veramente a imporvi anche in gare come queste, insomma, con competitor che vengono da tutta Italia. Ad maiora. Certo che è finita l'edizione di quest'anno, si lavora già per il prossimo. Sì, lavoreremo per il prossimo, però a questo punto da settembre, dal primo settembre, e vediamo se fare lo stesso le nostre tre tappe e poi alla fine portarle avanti. Penso di sì, che comunque questa formula possa andare bene, quindi vediamo un po'. Certo, e ho visto che i premi erano veramente prestigiosi. E quindi speriamo che sempre più sponsor ci sostengano, perché ovviamente questo concorso ha dei costi, oltre che molto lavoro alle spalle. Sì, i costi sono stati sostenuti tutti dall'Associazione Italiana, dalla IBM, poi grazie a alcuni locali di Lerici che ci hanno offerto le bottiglie e qualcosina, comunque siamo riusciti a fare una cosa. Considerando che non abbiamo questi grandi sponsor, va più che bene, ma va bene così per il momento. Certo. Grazie a tutti. E adesso comunque i ragazzi andranno a visitare questo bel luogo, questa bella località turistica, e ne riporteranno sicuramente un bellissimo ricordo. E allora, cari telespettatori, a questo punto è veramente arrivato il momento dei saluti al prossimo anno, perché è l'ultima puntata, una puntata speciale, l'avevamo preannunciata, di Ricette di classe. Sono in corso gli esami di qualifica da noi e poi ci saranno gli esami di maturità, e il prossimo anno, come sempre a settembre, ci rincontreremo per un altro percorso di altre 20 puntate di Ricette di classe, e speriamo di riavervi sempre come nostri ascoltatori, sempre più numerosi. E adesso che cosa rimane da dire? Soltanto
buona estate. Ah, un ringraziamento naturalmente a tutto il personale della scuola, all'alberghiero Casini e a Tele Liguria Sud e in particolar modo a Raffaele Maulella, nostro regista che mi ha affiancato con grande competenza in tutto questo viaggio. Arrivederci a tutti allora di nuovo, buona estate.